Nella giornata conclusiva del 13° trofeo nazionale studentesco di salvamento a nuoto e primo soccorso, che risultati abbiamo avuto? Ma diciamo risultati ottimi, perché è il 13° anno che facciamo questa manifestazione nazionale e la 19ª provinciale, perciò abbiamo formato tantissimi ragazzi, siamo oltre 2000 ragazzi. Anche quest'anno hanno partecipato scuole di Como, di Cantù, di Camogli, di Grosseto. Purtroppo ha rinunciato Livorno per impegni scolastici, ma la partecipazione è stata massiccia, veramente tanti ragazzi delle scuole spezzine e una cinquantina di ragazzi provenienti dalle varie scuole d'Italia. E i ragazzi hanno ancora una volta dimostrato l'enorme capacità che hanno in ambito del salvataggio e sono riusciti quest'anno a migliorare ancora di più le loro prestazioni sull'uso della tavola da soccorso. Oggi finiremo la manifestazione con una dimostrazione di salvataggio con elicottero da parte della Capitaneria di Porto e con un omaggio di una corona d'alloro ai caduti del mare da parte dei marinai d'Italia. Professoressa, come pensa che questo progetto possa negli anni contribuire alla formazione dei giovani? I ragazzi in questo progetto imparano a conoscere le tecniche di salvataggio, specificatamente le tecniche di salvataggio in mare, ma la forza di questo progetto è che imparano poi a trasferire queste tecniche di salvataggio anche nel mondo sulla terraferma, in qualsiasi situazione in cui ci può essere la necessità di dover salvare una persona, i nostri ragazzi sono in grado di poterlo fare. La scuola gli permette di procedere, di conoscere la metodologia proprio per approcciare questo intervento. Anche quest'anno non poteva mancare la presenza della Protezione Civile regionale per quanto riguarda la struttura del campo e tutti i tipi di assistenza agli studenti. Come ogni anno Regione Liguria, molto sensibile all'argomento, ha messo a disposizione del Comune di Lerici, che è organizzatore partecipante di questa manifestazione, con tutti i mezzi di colonna mobile. Questi sono mezzi che solitamente vengono utilizzati per la costruzione di campi in giro sulle emergenze, ma che volentieri noi costruiamo insieme ai volontari che vedete dietro di me questo campo, perché gli studenti possono partecipare a questa manifestazione che, unica in Italia, è veramente molto bella.